Come ti chiami? Mi chiamo Elio. Fernando. Quanti anni hai? Ho 21 anni. 71. Da dove vieni? Valerosa. Vengo da Cagliari e risiedo a Uglesio dall'80. Professione? Studente. Attualmente sono pensionato, però ho fatto il professore di lettere al Minerario in particolare. Film preferito? Non ho un film preferito, però mi piacciono quelli di Jim Carrey. Il villaggio di cartone di Ermanno. Piatto preferito? Pizza e frutti di mare. La pastaccia. Cosa ti ha spinto a partecipare a questo progetto? Ho scelto di partecipare a questo progetto perché mi piaceva l'iniziativa e allo stesso tempo aiutare persone più bisognose. Ma nulla di particolare, semplicemente la mia naturale disponibilità a rispondere come responsabile dell'associazione alle richieste che vengono da diverse parti. Finisci la frase. La solidarietà è? La solidarietà è aiutare gli altri senza secondi fini. È un modo di pensare e di vivere. Ci racconti una forma di solidarietà del passato? Nel passato le persone si aiutavano contribuendo tra di loro, tra quartieri, magari qualcuno preparava il pane e lo distribuiva alle famiglie. S'aggiungono bravo. Nel momento in cui uno aveva bisogno, gli altri lo aiutavano e viceversa. Ci racconti una forma di solidarietà attuale? La Caritas. Ad esempio qui a Soccorso Iglesia, praticamente dal 1995 noi abbiamo un servizio, è un servizio di telesoccorso. Quel signore che avete visto all'ingresso è lì per fare la guardia a 65, guardia tra virgolette, a 65 anziani che sono a casa loro, autonomi, ultra ottantenni, e a cui noi dedichiamo il tempo quotidianamente chiamandoli, ma nello stesso tempo attraverso l'uso delle tecnologie digitali, ora prima analogiche, sono monitorati 24 ore su 24. Le app, i cellulari e la tecnologia aiutano la solidarietà? Sì, esistono tantissime app che aiutano la solidarietà, che promuovono iniziative, tramite queste app si può anche donare, quindi fare raccolta di beneficenza. Sicuramente, come per tutto, la tecnologia in positivo ha cambiato tante opportunità. Per tornare all'esempio che ho fatto prima, quando c'era l'analogico, gli anziani erano obbligati ad avere il telefono fisso con spese, diciamo, anche considerevoli, che comunque erano tenuti a sostenere. Ora no, non sono obbligati a nulla, ma, volendo, manca ad avere il telefono. Si stava meglio prima o oggi? Secondo te, nel passato, c'era più solidarietà tra le persone? Si sta sicuramente meglio oggi rispetto al passato perché abbiamo più comfort e anche la qualità della vita è migliorata. Penso anche che ci sia più solidarietà oggi rispetto al passato. Ma io vado per i 72 anni, ma non appartengo a quella parte di persone che colorano il passato di rosa, dove tutto funzionava. Oltretutto, da insegnante di storia so che non era affatto così. Però la solidarietà è qualcosa che appartiene all'umanità. Forse oggi appare meno, sicuramente è meno evidenziata, sembra che ce ne sia di meno, ma perché la solidarietà non fa rumore. Cosa vorresti che gli anziani capissero di voi ragazzi d'oggi? Che capissero che i tipi sono cambiati, se può secondare. Cosa diresti ai ragazzi di oggi? Per il giovane? Cosa dire ai ragazzi di oggi? Quello che ho sempre detto, è tutta la vita che ho incontrato ragazzi, di essere fiduciosi in se stessi e nel futuro. Il tempo non passa mai in vano. Si ritrova in un mondo che ha mille enormi problemi, diciamo che è stato anche trattato male da molte generazioni o di chi aveva delle responsabilità. Nelle loro mani c'è la responsabilità di restituirlo meglio, di riportarlo al meglio. L'ultima volta che hai fatto un gesto di solidarietà? Ho aiutato un anziano a raccogliere la spesa che gli era caduta in strada dai sacchi. E chi li conta? Com'è stato per te ricevere un gesto di solidarietà? È stato bello e inaspettato. E bisogna essere umili anche in questo. Perché di solidarietà abbiamo bisogno di tutti. E quindi
stupito. Raccontaci una volta che avresti dovuto fare un gesto di solidarietà e non l'hai fatto e ti sei pentito. Una volta un signore che conoscevo mi aveva proposto di prendere insieme a lui degli oggetti per una raccolta di beneficenza. Io non mi sono presentato, diciamo, ho dato buca e poi dopo qualche giorno è venuto a mancare questo signore. E a distanza di tempo mi è rimasto in possesso di colpo. Sicuramente sarà capitato, però magari mi sono distratto. Un gesto di solidarietà che vorresti fare dopo questa intervista? Al momento non lo so, però se dovesse capitare l'occasione, ben bello. A continuare a fare quello che stiamo facendo e possibilmente aumentando. Cosa vorresti dire alle persone che vedranno questa intervista rispetto alla solidarietà? Che è stata una bella esperienza e soprattutto di crescita personale. Ma io spero che possa servirvi e possa rafforzare il senso e il valore dell'essere solidali. Fa star meglio. Salutaci con un gesto di solidarietà. Gesto inteso con il corpo, mani, eccetera. Dovrebbe essere il gesto che facevano i bimbi e significa il lupo. Emerge tutta la mia timidezza in questo senso.